Sì, buonasera a tutti, anche se è ancora un po' prestino, perché Gaeta si anima di notte, by night, mentre noi andiamo ancora a letto con le galline, no? Giustamente. Allora, siamo qui, cari amici, questa sera e speriamo di vedervi ancora in tanti. E a questo tavolo, qui di fronte a noi, egregiamente ripreso da Antonio Ciano, che nomino perché è lui alla telecamera e non si vede. Buonasera. Telemonte Orlando, vero Antonio? Telemonte Orlando, ancora Telemonte Orlando, evviva! Allora, vi presento subito questo tavolo, Antonio, pregandoti di inquadrarli. Ecco, cominciando da Antonio Villa, eccolo qui al bar La Villa, Antonio Villa, di Formia, un poeta e uno scrittore. A fianco a lui Giovanni Martone di Gaeta. E poi abbiamo da Milano con furore Nunzio Buono. Ecco. L'applauso, su. Che è, se avete fatto caso, un ossimoro, perché con furore un buono, insomma, è un po' difficile, eh? A fianco a Nunzio Manola Gini. Manola Gini. A crudo. Poetessa. E poi la nostra Maria Grazia Vai, che è qui con noi però questa sera, per fortuna. Poi abbiamo un appassionatissimo Maria Grazia di Milano. Ah, ok, ce lo facciamo, un applauso. E anche Manola di Firenze, ho dato per scontato fosse di Milano, allora da Firenze invece, benissimo, eccola qua. Guido Guinderi da Gaeta, vero? Da Gaeta, nome eccellente, Guido Guinderi, guarda com'è, che bello. E poi abbiamo lì un signore che mi sembra di riconoscere in qualche modo, che è Alessandro D'Agostini da Roma, Eccolo, è lui. Eccolo lì. Arrestato. Allora, ancora andando avanti, Nicola Maggiarra da Itri, grandissima Itri. E poi Gianluca Regondi da Parabiago. Da Precisio Masciago. Precisio è uno Da Milano. Da Milano. Voleva dire paraculo. Ma insomma, signori, dovrebbero essere dei poeti, ma non so, in non questo è vero, momento non è vero, non è vero. Eccola lì, Maria Rosaria da Palmieri da Formia. Da Formia, eccola lì. E poi abbiamo Gabriele Sparagna, la signora Rita, e a fianco alla signora Rita abbiamo Irene Sparagna. Prego. Che vuol mostrarsi seria. Sì, serissima. Serissima. In realtà Irene sta scrivendo con una certa Patrizia Stefanelli. Sì, con una a caso, insomma. Un nuovo spettacolo teatrale che incentra la sua filosofia, come prima dicevamo, su un problema molto molto impegnativo. E portiamo avanti questo nostro discorso sul Monopoli Penis, cercando di coinvolgere la popolazione. La filosofia dell'invidia, ecco. Diciamola. Oggi dilagante, ma siccome noi non siamo invidiosi, facciamo un applauso a tutti, forza a tutti noi, e cominciamo a divertirci un po' con le nostre poesie, i video, i balli e i canti. Volevo dare qualche cenno sullo svolgimento della serata, no? In effetti è una serata improvvisata, così noi di solito facciamo karaoke, balliamo qui. Io ho passato tutte le mie vacanze qui, quando ritornerò al lavoro fra 2-3 giorni mi diranno: dove hai passato le vacanze? Al bar La Villa Gaeta. Però in chiusura con una manica di matti, però. Non era qui. Niente, poi ecco, oltre ai balli volevo fare un omaggio alla mia paesana amica, la mia grande amica Patrizia. Io mi diletto nel cantare, però la mia vera professione non è il gelataio. Io mi occupo, sono responsabile vendita di un'azienda di Milano che produce prodotti per gelateria. Ho vissuto la mia fanciullezza e la mia gioventù accanto a un jukebox e una macchina a gelato, quella col bastone. La musica è diventata un hobby, il gelato è diventato una professione. Allora, quale cosa migliore fare un gusto di gelato che rispecchiasse un pochettino la personalità di Patrizia, insomma, qualcosa che le somigliasse? È stato molto facile, perché ieri poi, io la conosco ma l'ho vista recitare pochissime volte le poesie, ho letto qualche poesia e ho potuto notare che due temi sono, diciamo, ricorrenti sempre, un po' l'amore e la passione in queste due poesie. Mi sbaglio, Patrizia? È vero?
Niente, per me ho trovato, allora niente di più facile che fare un gusto. Ho fatto un gusto a base di cioccolato, con poi diciamo il cibo, il cibo degli dèi, insomma, che dà calore, che dà niente. Poi niente, ho messo dentro dei babà spezzettati, aromatizzati al rum, che il rum un po' rispecchia la passione. Ecco, ho fotografato così, Patrizia. Va bene, poi la assaggeremo più tardi. Poi verso mezzanotte ci saranno delle penne all'arrabbiata, insomma, faremo una specie di festicciola tra amici, insomma. Bravo Salvatore! Bravo! Grazie. Allora io direi che possiamo iniziare con qualche filmato, vero? Sì, uno è pronto. Alla regia che dicono? Noemi, tutto a posto? Perché noi abbiamo Noemi lì al tavolo, è la controfigura di Noemi. Vai. Ok. Non si vede. Non lo so. Si può chiudere quel faro? Non potete spegnere quel faro? Patrizia, volevo dirti che siccome è il mio lavoro mi sono dimenticato una cosa importante, io ho dato